ragazzi! Oggi parliamo della vita nella grotta. Nella grotta l'assenza di luce determina mancanza di vegetali, colore bianco degli invertebrati, mancanza di occhi e sviluppo del tatto con tante appendici. La temperatura è costante tutto l'anno. Un'altra caratteristica dell'ambiente sotterraneo è l'alto grado di umidità. L'aria è pesante e carica di vapore acqueo. Ma chi vive nella grotta in queste condizioni? In base a queste condizioni, nella grotta vivono diversi animaletti e si suddividono in tre categorie. I troglobi vivono solo in ambiente sotterraneo e se uscissero dalla grotta non sopravviverebbero. A questa categoria appartengono gli organismi che abitano le grotte per un dato periodo della loro vita. Fanno parte dei troglossidi tutte quelle specie che normalmente vivono all'esterno e che entrano in grotta per caso, per sfuggire ai predatori o per caduta accidentale. Il troglodita, come le altre parole, inizia con troglo, che significa grotta. Ma cosa sono i trogloditi? I trogloditi sono gli uomini delle caverne. Ciao! Grazie per